Per eccezione, però, dava luogo nella sua libreria a quei celebri 22 libri de subtilitate, e a qualche altra opera antiperipatetica del Cardano, in grazia del suo valore in astrologia, dicendo che chi aveva potuto scrivere il trattato De restitutione temporum et motum celestium e il libro di Duodecim generatium meritava di essere ascoltato anche quando spropositava, e che il gran difetto di quell'uomo era stato d'aver troppo ingegno, e che nessuno si può immaginare dove sarebbe arrivato, anche in filosofia, se fosse stato sempre nella strada retta, del rimanente quantunque nel giudizio dei dotti, Don Ferrante passasse per un peripatetico consumato, nonostante a lui non pareva di saperne abbastanza. E più di una volta disse, con gran modestia, che l'essenza degli universali, l'anima del mondo e la natura delle cose non erano cose tanto chiare quanto si potrebbe credere. Della filosofia naturale si era fatta più di un passatempo che di uno studio. L'opera stessa di Aristotele su quella materia e in quelle di Plinio le aveva piuttosto lette che studiate. Non di meno, con questa lettura, con le notizie raccolte incidentemente da trattati di filosofia generale, con qualche scorsa data alla magia naturale della porta, alle tre storie Lapidum Animalium, Plantarum del Cardano, al trattato dell'erba e delle piante e degli animali d'Alberto Magno, a qualche altra opera di minor conto, sapeva a tempo trattenere una conversazione ragionando delle virtù dei più mirabili e delle curiosità più singolari di molti semplici, descrivendo esattamente le forme e le abitudini delle sirene e l'unica fenice, spiegando come la salamandra sia nel fuoco senza bruciare, come la remora quel pesciolino che abbia la forza e l'abilità di fermare di punto in bianco in alto mare qualunque gran nave, che le gocciole della rugiada diventano perle in seno alle conchiglie, come il camaleonte si cibi d'aria, come dal ghiaccio lentamente indurato con l'andare dei secoli si forma il cristallo e altri dei più meravigliosi segreti della natura. In quelli della magia e della stregoneria si era internato di più, trattandosi, dice il nostro anonimo, di scienza molto più in voga e più necessaria, e nella quale i fatti sono di molto maggiore importanza e in più a mano da poterli verificare. Non c'è bisogno di dire che in tale studio non aveva mai avuto altra mira che d'istruirsi e di conoscere a fondo le pessime arti dei maliardi per potersele guardare e difendere, e con la scorta principalmente del gran Martino del Rio, l'uomo della scienza, era in grado di discorrere ex professo del maleficio amatorio, del maleficio sonnifero, del maleficio ostile e delle infinite specie che, purtroppo, dice ancora l'anonimo, si vedono in pratica alla giornata di questi tre generi capitali di malie con effetti così dolorosi. Ugualmente vaste e fondate erano le cognizioni di Don Ferrante in fatto di storia, specialmente universale, nella quale i suoi autori erano il Torquemada, il Dolce, il Bugatti, il Campana, il Guazzo, i più riputati, insomma. Ma cos'è mai la storia, diceva spesso Don Ferrante, senza la politica? Una guida che cammina, cammina, con nessuno dietro che impari la strada e per conseguenza butta via i suoi passi. Come la politica senza la storia è uno che cammina senza guida. C'era dunque nei suoi scaffali un palchetto assegnato agli statisti dove, tra molti di piccola mole e di fama secondaria, spiccava il Bodino, il Cavalcanti, il Sansovino, il Paruta, il Boccalini. Due però erano i libri che Don Ferrante anteponeva a tutti e di gran lunga in questa materia. Due che fino a un certo punto fu solito di chiamare i primi senza mai potersi risolvere a quel dei due convenisse unicamente quel grado. L'uno, il principe, e i discorsi del celebre segretario fiorentino, Mariolo sì, diceva Don Ferrante, ma profondo. L'altro, la ragion di Stato, del non men celebre Giovanni Botero, galantuomo si diceva pure, ma acuto.
Ma poco prima del tempo nel quale è circoscritta la nostra storia, era venuto fuori il libro che terminò la questione del primato, passando avanti anche alle opere di quei due matadori, diceva Don Ferranti. Il libro in cui si trovano racchiuse e come stillate tutte le malizie per poterle conoscere, tutte le verità per poterle praticare. Quel libro piccino, ma tutto d'oro, in una parola, lo statista regnante di Don Valerio Castiglioni. Di quell'uomo celeberrimo di cui si può dire che i più gran letterati lo esaltavano a gara e i più gran personaggi facevano rubarselo, di quell'uomo che il Papa Urbano VIII onorò, come è noto, di magnifiche lodi, che il Cardinal Borghese e il viceré di Napoli Don Pietro di Toledo sollecitarono a descrivere, il primo i fatti di Paolo VI, Paolo V, l'altro le guerre del re cattolico in Italia. L'uno e l'altro invano di quell'uomo che Luigi XIII, re di Francia, per suggerimento del cardinal di Richelieu, nominò suo storiografo, a cui il duca Carlo Emanuele di Savona conferì la stessa carica, in lode di cui, per tralasciare altre gloriose testimonianze, la duchessa Cristina, figlia del cristianissimo re Enrico IV, poté in un diploma, con molti altri titoli, annoverare la certezza della fama che egli ottiene in Italia di primo scrittore dei nostri tempi. Ma se in tutte queste scienze suddette Don Ferrante poteva dirsi addottrinato, una ce n'era in cui meritava e godeva il titolo di professore, la scienza cavalleresca. Non solo ne ragionava con un vero possesso, ma pregato frequentemente di intervenire in affari d'onore, dava sempre qualche decisione e aveva nella sua libreria, si può dire in testa, le opere degli scrittori più reputati in tale materia: Pare del Pozzo, Fausto da Longiano, l'Urrea, il Muzio, il Romei, l'Albergato, il Forno Primo e il Forno Secondo di Torquato Tasso, di cui aveva anche in pronto e a un buon bisogno sapeva citare a memoria tutti i passi i passi così della Gerusalemme liberata come della conquistata che possono far testo in materia di cavalleria. L'autore però degli autori, nel suo concetto, era il nostro celebre Francesco Birago, con cui si trovò anche più di una volta dal giudizio sopra casi di onore, e il quale, dal canto suo, parlava di Don Ferrante in termini di stima particolare, e fin da quando venne fuori i discorsi cavallereschi di quell'insigne scrittore, Don Ferrando pronosticò senza esitazione che quest'opera avrebbe rovinato l'autorità dell'Olevano e sarebbe rimasta insieme con altre sue nobili sorelle, come codice di primaria autorità presso ai posteri. Profezia, dice l'anonimo, che ognuno può vedere come si sia avverata. Da questo passo, poi, alle lettere amene, ma noi cominciamo a dubitare se veramente il lettore abbia una gran voglia ad andare avanti con lui in questa rassegna, anzi a temere di non aver buscato il titolo di copiatore servile pur noi e quello di seccatore da dividersi con l'anonimo sullodato, per averlo borgognamente seguito fin qui, in cosa estranea al racconto principale e nella quale probabilmente non si è tanto disteso che per sfoggiare dottrina e far vedere che non era indietro nel suo secolo. Però lasciando scritto quel che è scritto, per non perdere la nostra fatica, ometteremo il rimanente, per rimetterci in strada. Tanto più che ne abbiamo un bel pezzo da percorrere senza incontrare alcuni dei nostri personaggi, e un po' più lungo ancora prima di trovare quelli ai fatti dei quali certamente il lettore si interessa di più, se a qualche cosa si interessa in questo caso. In tutto questo, fino all'autunno del seguente anno 1629, rimasero tutti, chi per volontà, chi per forza, nello stato a un depresso in cui abbiamo lasciati, senza che ad alcuno accadesse, né che alcuna altro potesse far cosa degna di essere riferita. Venne l'autunno in cui Agnese e Lucia avevano fatto conto di ritrovarsi insieme, ma un grande avvenimento pubblico mandò quel conto all'aria. E fu questo certamente uno dei suoi più piccoli effetti. Seguirono poi altri grandi avvenimenti, che però non portarono nessun cambiamento notabile nella sorte dei nostri personaggi. Finalmente nu nuovi casi, più generali, più forti, più estremi, arrivarono anche fino a loro,
fino agli infimi di loro, secondo la scala del mondo, come un turbine vasto, incalzante, vagabondo, scendendo e sbarbando alberi, arruffando tetti, scoprendo campanili, abbattendo muraglie e sbattendone qua e là i rottami, solleva anche i fuscelli nascosti fra l'erba, va a cercare negli angoli le foglie passe e leggere che un minor vento vi faceva confinate, e la porta in giro involte nella sua rapina. Ora, perché i fatti provati che ci rimangono a raccontare riescano chiari, dobbiamo assolutamente premettere un racconto alla meglio di quei pubblici, prendendola anche con un po' da lontano. Mm-hmm.